principale e dare a tutti i ragazzi, tutti i talenti di Sardegna, che è una età molto corta, a partire da 7 anni, alcune proposte concrete come adattare il calcio alla misura di un ragazzo di 7 anni, di 8 anni e di 9 anni. Nella stessa maniera come il calciatore cresce fisicamente e mentalmente, la complessità e difficoltà del calcio di adattarsi alla sua età. Cioè, il calcio deve essere come le sue scarpe, alla sua perfetta misura. In questo momento noi è il caso, perché vistiamo ai ragazzi con scarpe troppo grandi e per questo è difficile avanzare e progressare, perché non sono perfettamente adatte alla sua caratteristica fisica. Ha parlato spesso di, appunto, tra le altre cose, giocatori intelligenti, insomma, qual è il problema principale da risolvere in questo momento di fronte a dei ragazzi di questa età? Presentare giochi che sono alla sua misura, che hai detto, perché quando presentiamo Fanigno o il gioco 3 contro 3 a 4 porte, obbligiamo i bambini a pensare e intervenire nel gioco, essere protagonista del gioco, perché la palla può arrivare in qualsiasi momento. Nessuno dei 6 giocatori si può nascondere, ma anche il giocatore supplente, riserva, che sta fuori e entra dopo ogni rete, deve stare attento e impara mentre il gioco si sviluppa. Cioè, c'è un apprendimento efficace durante la partita, ma anche pochi secondi il quarto giocatore è fuori. A livello di allenatori siamo pronti a un nuovo metodo di questo nuovo metodo di insegnamento? Sì, noi nuovo, perché già in Italia è da 20 anni, perché la prima volta il libro è stato pubblicato all'edizione Mediterranea, il titolo è stato L'insegnamento programmato nel calcio, 20 anni fa, ma adesso è la quarta o quinta edizione e logicamente in tutti questi anni abbiamo migliorato il programma, perfezionato ogni volta di più, perché nessuna cosa è perfetta. Serve costruire la casa costantemente di una forma nuova e adattare alle tendenze attuali. E adesso questo gioco, che è l'inizio di una carriera calcistica, per dopo giocare 50 calcetto e dopo il calcio 7, è un inizio, e quando si dice iniziando bene il resto segue conseguentemente. Io penso un ragazzo in Italia non inizia bene la sua carriera calcistica, perché è esposto a una competizione che evita produrre abitudini corrette verso la pratica del 11 contro 11, ma l'11 contro 11 si deve lasciare fino ad arrivare all'età di 14 anni. In questo momento ci sono garanzie che il calciatore si può espressare liberamente con tutte le esperienze che ha fatto prima nel gioco di Fanigno e nel gioco di calcetto e calcio 7.